È indispensabile che ci sia una legge che, tra l'altro, nel rispetto dell'articolo della Costituzione che già prevede la libertà di scelta delle cure, definisca meglio quella che è la possibilità di un cittadino di esprimere la propria volontà. In Italia non esiste ancora una legge sul testamento biologico, sulla possibilità cioè di ciascun cittadino di registrare pubblicamente la propria volontà sulle terapie da praticare nell'eventualità di una malattia invalidante e irreversibile o di una situazione in cui la vita può essere prorogata solo con macchinari e strumenti artificiali. Se ne è discusso questa mattina al Cinema Modernissimo col regista Marco Bellocchio, il sindaco De Magistris, l'assessora alla sanità Tommaselli e con Mina Welby, moglie di Pier Giorgio, la cui vicenda nel 2006 sollevò un intenso dibattito pubblico sull'accanimento terapeutico e sulla libertà di scelta dell'individuo. Una riflessione che non ebbe poi un seguito in Parlamento, se non con un disegno di legge ancora in discussione in questi giorni che toglierebbe al paziente ogni scelta su alimentazione e idratazione forzata. L'occasione per il dibattito pubblico è stata la proiezione del film Bella addormentata di Bellocchio, ispirato alla vicenda di Eluana Englaro, a cui hanno assistito 400 studenti delle scuole superiori cittadine. I ragazzi hanno poi interrogato i relatori sui complessi temi del fine vita, animando un confronto vivace e appassionato. Ho sentito questa necessità artistica, ecco, di fare un racconto che avesse questo come tema. Naturalmente poi dopo uno vede il film e capisce come io la penso. La politica in Italia è condizionata dalla Chiesa Cattolica, indubbiamente. E chiaramente chi invece è laico deve, ma non è che deve, ognuno nel proprio ambito, è chiaro, se io facessi il politico lavorerei in questo senso in modo diverso. In mancanza di una legge nazionale, la Giunta Comunale di Napoli ha adottato una proposta di registro dei testamenti biologici che è in discussione nell'aula consiliare. I temi del film che avete visto sono temi dove non ci deve e non ci può mai essere un pensiero unico. È importante è lasciare alle persone di decidere liberamente. L'esperienza di mio marito mi ha insegnato che certe volte costa moltissimo adempiere alla volontà di una persona che sceglie di morire. Abbiamo la nostra Costituzione, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 32, la libertà di scelta nell'articolo 32, cioè la salute anzitutto, però la libertà del cittadino di decidere se voler fare delle terapie o meno. Perché quando le cure sono inutili e futili, dice il Catechismo Cattolico, io adesso lo cito appositamente qui, allora si possono interrompere, così dice il Catechismo, non si vuole così provocare la morte, ma si accetta di non poterla impedire, perché le cure non adeguate per il paziente non sono umane e naturalmente deve essere però il paziente a decidere anche per questo.